è arrivato il momento di lavarsi i capelli. E andava tutto per terra, pensavoci. Si appesantirebbero troppo, non lo so dire. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Flavia e oggi vi faccio vedere come mi prendo cura dei miei capelli, visto che ho capelli totalmente nuovi, totalmente rigenerati dopo tutto quello che ho passato. Se volete, ci sono dei video su TikTok dove ho fatto vedere tutta la mia vita in ospedale per 3 mesi. Se volete possiamo approfondire anche qui. Comunque vabbè, non è argomento oggi. Dopo il video dove vi ho fatto vedere che mi tagliavo i capelli, ho ricevuto un commento e ho un po' spiegato il perché ero così traumatizzata nel tagliarmi i pochi capelli che mi erano rimasti. Ma appunto non è questo la sede adesso di parlare di quello che mi è successo. Ora che ho dei nuovi capelli voglio che ricrescano, e voglio che ricrescano forti senza rovinarsi, e vorrei che ci arrivassero il più sani possibili. Quindi tutti i prodotti che utilizzo affinché crescano forti, sani e senza problemi. È arrivato il momento di lavarsi i capelli. Primo prodotto di Freshly, un brand che io adoro. Hanno diverse tipologie di prodotti, sia per la skincare che per l'hair care. Io adoro soprattutto i prodotti per i capelli. È un trattamento pre-shampoo. Andava tutto per terra, pensavoci. È un trattamento pre-shampoo riparatore che rinforza la fibra del capello. Quindi noi l'andiamo a mettere un po' su tutti i capelli, in realtà. Bisogna lasciare in posa 15 minuti, ma io la lascerò in posa un po' di più per il semplice fatto che ho appena mangiato e quindi adesso mi sembra il caso di fare la doccia perché poi mi sento male. Una volta a settimana vado a mettere l'olio essenziale al rosmarino. Questo è diluito, quindi si può mettere puro. Ho cercato di prendere quello appunto 3, 4, 5 e l'ho preso diluito in modo da poterlo mettere puro senza dover fare miscugli con olio di jojoba e cose varie. Vado a metterlo appunto nei punti dove devono ricrescere i capelli. Ho preso un po' spunto da un po' tante persone e ho fatto un mix up adattandolo alla mia situazione. Per far penetrare meglio il prodotto e stimolare la cute, spazzolina e vado a spazzolare. Tutti i prodotti elencati, se li trovo e se ci sono ancora, ve li metto in bio. Tra l'altro con Freshly ho uno sconto, non è un ADV, però ho uno sconto, non mi ricordo quanto, lo scrivo qua, 100% di sconto tramite questo link. Questo massaggio lo adoro, è una cosa che mi fa volare. Finito di fare il massaggio, me li lego solo per una questione di comodità, perché se mi appoggio ai cuscini zozzo tutto. Allora, l'intelligenza avrebbe voluto che io mettessi un costume, ma siccome non sono intelligente bisogna tipo fare una ripresa mozzata per ovvi motivi. Iniziamo con lo shampoo di Yves Rocher. Contiene l'aceto di lampone che serve a far brillare i capelli. Ovviamente mentre insaponiamo leviamo l'acqua. Io poi sono anche senza occhiali e senza lenti, quindi non vedo un'assoluta cippa quello che sta accadendo in telecamera. Una volta passato lo shampoo, applichiamo la maschera. In questo caso sostituisce il balsamo, anche questo contiene aceto di lampone ed è una maschera di protezione per capelli colorati o spenti, quindi è il mio caso. Va applicata sulle lunghezze e sulle punte e va tenuta dai 3 ai 5 minuti. Andiamoci a sciacquare la maschera. Come ultimo step andiamo ad applicare questo prodotto, una lozione a base sempre di aceto che dona brillantezza ai capelli. Va applicato come ultimo step. Oddio, odora tantissimo di lamponi. Lo applicherei così. Elimina le particelle che spengono la lucentezza dei capelli e i capelli risultano morbidi e brillanti. Va applicato prima dell'ultimo risciacquo, ma va risciacquato. Questo prodotto sono stracuriosa perché quest'ultimo prodotto non l'ho mai usato, quindi sono stracuriosa di vedere il risultato. Sciacquiamo anche questo. Stranissimo farmi la doccia senza musica, solitamente io metto una playlist. Si chiama Laura Swift, quindi c'è sia Laura che Taylor. Oddio, sento già i capelli morbidissimi, che figata! Siamo nella fase post doccia. Allora, è un po' che ho il turbante, quindi possiamo levarlo. E devo dire che già si vede un po' che sono luminosi, non sono spenti e secchi. Li proverò qualche altra volta, ma penso che sia un prodotto da ricomprare assolutamente. Una cosa importante, ricordatevi di tamponare e non strofinare con l'asciugamano. Ma ora passiamo ad asciugare.
L'unica cosa che mi disturba di questi capelli corti è che ci sono questi capelli corti, questi super corti, che sono quelli ovviamente che avevo perso e che ora stanno ricrescendo piano piano. E una volta asciugati i capelli mi diventano tipo... E quindi poi devo passare la spazzola. Non passo la piastra perché sennò non cresceranno mai e si bruceranno. Certo, anche la spazzola brucia, però un po' di meno. Mi sono vestita perché ho una certa età e l'umido addosso non lo consiglio. Quando avrete la mia età capirete. Se qualcuno di voi ha più della mia età e l'umido addosso non gli dà fastidio, fatemi sapere come fate perché io sto impazzendo. Detto ciò, passiamo ai prodotti post doccia. Ve l'ho mostrato un miliardo di volte, ma è uno dei miei prodotti preferiti che compro e ricompro. Sto parlando dello spray Freshly, che aiuta a districare ed idratare, sia pure a policare sia sui capelli asciutti che sui capelli umidi. Comunque lo utilizzo prima di passare il phon perché protegge anche se il vero protettore è il sacro graal di GHD. Utilizzando ormai praticamente solo prodotti GHD per l'asciugatura dei capelli e l'acconciatura dei capelli, facciamo 30, facciamo 31, ho preso il protettore di GHD. Prendiamo l'altro sacro graal per l'asciugatura, ovvero il mio bellissimo phon rosa di GHD. Io lo amo, cioè uno degli acquisti più sensati che io abbia mai fatto, cioè è pazzesco, ha una potenza incredibile e sento davvero la differenza con l'altro, cioè non pensavo, fosse una cavolata, ma in realtà la sento davvero la differenza con l'altro, lo amo, poi è rosa. Una cosa importante, ho imparato a non spazzolarmi durante l'asciugatura, ma solo quando sono praticamente umidi, perché altrimenti mi rimangono in mano. Questa cosa l'ho imparata tardi, ma l'ho imparata. Asciugatura finita, come vedete, quello che vi dicevo prima, questi capelli corti, nonostante io faccia di tutto per appiattirli con la spazzola, si gonfiano. Quindi passiamo al prossimo strumento magico. Per appiattire questo criniere di leone utilizziamo, ve l'ho fatto vedere sui social, se non mi seguite molto male seguitemi sui social, la spazzola GHD rosa ovviamente, e funziona meglio perché è rosa. Quanto è bella. Allora, mentre aspetto che si carichi, cioè che arrivi alla temperatura, volevo dire che di spazzole ne ho provate veramente tantissime, sia acquistate su ad esempio Amazon o provate da amiche, ma nessuna mi dà il risultato che mi dà questa. Quindi quando la mia ultima spazzola si è afflosciata, diciamo, ho detto beh, ma me ne compro un'altra. Però poi ho detto senti, invece sto a spendere sempre 50 40 70, facciamo un acquisto serio, investiamo un po' di soldi, ma una cosa che dura, non che si sfragna. E quindi è arrivata la mia bimba rosa. Mi è arrivata nel contempo che stavo vedendo offerte in giro per il web, a chiedere ad amici parrucchieri ma secondo te questa è buona, secondo te questa ci posso fare qualcosa. Mi è arrivata un'email da GHD che mi diceva che avevo tipo 50 euro di sconto su tutti, su prodotti selezionati, e nei prodotti selezionati c'erano questi cosi rosa. Che fai, non ne approfitti? Cioè, è tipo assurdo non approfittare di 50 euro di sconto su prodotti già scontati rosa. Quindi ho detto vabbè, prendiamoli. L'unica cosa che non ho preso era la piastra, perché anche scontata, cumulando con tutti i soldi, ecco è pronta, era un po' too much. Poi c'erano anche i biglietti di laurea da comprare, quindi ho detto vabbè, una cosa per volta. Se qualcuno mi volesse regalare la spazzola rosa GHD, link in descrizione, sta sulla wishlist Amazon, io sto là. Andiamo a passare la spazzola. La spazzola è pronta, quindi andiamo a fare la magia. I capelli si appiattiscono e diventano lisci. Io diciamo che questa la uso solo più che per averli lisci, per non avere il fungo che mi si crea quando appunto mi asciugo i capelli. L'ho comprata appena mi sono tagliati i capelli, o meglio, sono stata obbligata a tagliarmi i capelli. Se non hai visto il video te lo lascio qui. Per non avere il fungo, perché da solo, cioè dal parrucchiere vengono fichi, ma io non sono capace a renderli fichi. Vedete la differenza tra questi e questi? Cioè, devo imparare che devo lasciarla qualche secondo, invece la uso come se fosse una spazzola normale. Guardate, con una passata, cioè io la amo, sono innamorata di questa spazzola, ragazzi. Ah, cuoce. Come sono lisci. Poi ovviamente io non sono una parrucchiera né tanto brava a fare le pieghe. Questo è quello che viene. Sembra che sto promuovendo i prodotti GHD. In realtà no, non mi pagano, anzi l'ho pagati. Anzi, signor GHD, se mi vuoi regalare la piastra, io sono qui. Mi piacerebbe un sacco provare quella che asciuga i capelli mentre li piastra.
facciamo le cose a pezzettini, ovviamente come una piastra, vanno presi a ciò che non si può fare una cosa tutta veloce. Poi tanto ho 4 peli, non ho più i capelli di prima, quindi la parte più critica sono appunto questi capelli qua, perché sono quelli a fungo, quindi vanno trattati con una certa dimestichezza, solo che quando lo fai ti bruci l'orecchio. Ecco qua. Ovviamente ci devo ancora un po' prendere la mano, però sono passati dal fungo al liscio. Non liscio piastra, ma neanche fungo asciugatura naturale. Infatti quest'estate soffrirò tantissimo. Vedete, cioè, guardate la differenza tra l'asciugatura naturale e l'asciugatura con la spazzola. Cioè, andiamo subito ad appiattire questa roba. Devo solo capire come lisciare senza bruciarmi orecchie e parti del corpo, perché ogni volta questa parte qui mi rende problemi. Passiamo agli step finali post asciugatura. Allora, io utilizzo un olio, questo di Elish è tra i miei preferiti del momento. Ne prendo veramente poco perché comunque ho pochi capelli e andrebbe ad ungere troppo, altrimenti lo passo tra le mani e vado ad accarezzare i capelli. Ultimissimo step, di solito o uso l'olietto o utilizzo questo, dipende un po' dalle occasioni e da come sento il capello, serve a rendere più luminoso il capello. Sembrano tanti, ma in realtà ogni prodotto ha una funzione specifica, cioè c'è il termoprotettore, c'è l'olietto per ammorbidire, c'è l'effetto lucido, c'è shampoo, balsamo e crema, c'è il trattamento pre-shampoo. Ogni prodotto ha la sua funzione. Poi, come dico sempre, ognuno prende ispirazione e poi non deve per forza copiare quello che vede, ma adattarlo a cosa gli serve. Ci sono persone che conosco che si lavano i capelli tutti i giorni, non potrebbero mai utilizzare tutti i giorni tutte queste cose. Conosco anche persone che usano il triplo dei miei prodotti. Se li utilizzassi io, ho adattato un po' la mia routine così che per ora mi sto bene, quindi questa era la mia routine di come tratto i miei capelli quando li devo lavare. Mi raccomando, iscriviti al canale, lascia un bel like, commenta, fammi sapere se hai trovato interessanti i miei prodotti, se li conosci anche tu o cosa utilizzi anche tu, in modo da darmi idee e magari te ne rubo qualcuna. Noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, iscriviti.